Il 26 novembre del 1971, esattamente 50 anni fa, moriva Don Giacomo Alberione, il fondatore della famiglia Paolina e quindi anche della Società San Paolo e di Famiglia Cristiana. E proprio la nostra rivista, Famiglia Cristiana, ha deciso di dedicargli un numero speciale che abbiamo intitolato L'Apostolo della Parola che anticipò il futuro. E Don Alberione è stato veramente un apostolo della parola, del Vangelo, ed ha realmente anticipato il futuro, quindi è un profeta che ha qualcosa da dire anche a noi oggi. È stato beatificato nel 2003 da San Giovanni Paolo II, ma proprio il 26 novembre, un'ora prima della sua morte, anche un altro papa, San Paolo VI, è andato a visitarlo proprio al suo capezzale. Soltanto 2 anni prima aveva riconosciuto nel fondatore dei Paolini, Don Alberione, colui che aveva dato alla Chiesa nuovi mezzi per esprimersi. Una persona che era umile, silenziosa, ma capace di grandi cose, di grande energia, di grande attività, sostenuta in realtà dalla preghiera. Ecco, è una figura certamente da conoscere, da scoprire o da riscoprire. In particolare questa sua attenzione ai mezzi di comunicazione. Ai suoi tempi c'era la stampa, poi in seguito il cinema, i dischi, la radio. Oggi magari c'è internet, ci sono i social. Quello che Alberione ci dice è che dobbiamo non aver paura di questi mezzi, delle tecnologie che il progresso ci mette a disposizione, ma utilizzarle per l'annuncio del Vangelo, per riconoscere e far conoscere il bene, utilizzarle perché il messaggio di Gesù Cristo, la parola di salvezza, giunga a tutti gli uomini.